Io non vi ho dato più dettagli, il suo segnale ricevuto era molto buono con un segnale 9-10. E grazie al cattivo albanese che però non è riuscito in piazza museale la settimana scorsa ad avere una discussione ottimale, ormai il rumore nelle nostre città è ormai praticamente impossibile da gestire, pensate. All'inizio con tutte le luci, le intermittenze, diventa veramente difficile, ma grazie sempre e comunque anche a Ciro Albanese da Museale. Buonissima la ricezione anche per Massimiliano Scosano, grazie anche ad Alfredo De Cristofaro che ci ha ascoltato noi. Ha fatto la scossa in tempo reale, ma tutti quelli nella provincia di Teramo, ci ha ascoltato domenica scorsa con il 5.5 con il 12 e di 91 in long wide di circa di poco meno di 40 minuti, grazie anche a lui. Grazie a Nino Marabello, 5.5.5.5, il tipo per lui a Treviso con una sonicetta che si chiama e un'antenna esterna. Grazie anche a Giovanni Lorenzi, Italia, Stando 9, Stando 2, 0. Mi soffermo un attimo perché oltre a riportarci il C503 e una long wide in tipo di 5.5.5, voglio sottolineare una cosa molto bella che è avvenuta nei giorni scorsi. Insomma, lo spirito di questo tipo di trasmissioni della nostra attività.